Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra videocarriera giornaliera con il Fulham. Siamo all'episodio, se non sbaglio, numero 93. Davvero qualcosa di inimmaginabile. È la prima volta che mi avvicino a quota 100 e spero naturalmente di arrivarci, cioè ci arriveremo sicuramente a quota 100 episodi. Allora, quest'oggi c'è la partita contro lo Schalke in Champions. E poi abbiamo le due partite di nazionale, infatti ecco qua, contro Repubblica Ceca e Norvegia. E poi c'è l'Everton, tanto che le due partite di nazionale le simulo, perché alla fine sì, sono qualificazioni, soltanto che penso che l'Italia se la può cavare anche da sola senza giocarla. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a giocare immediatamente contro lo Schalke. C'è da sistemare la formazione perché, se non sbaglio, nello scorso episodio avevamo la squadra piuttosto stanca. Non tutti, comunque sistemo la formazione e cominciamo. Ok, ho deciso di non cambiare troppo perché comunque, e soprattutto in difesa, anche se sono un po' stanchi, ho bisogno della loro forza, perché comunque sono due difensori centrali davvero assurdi. Quindi giochiamo con Bravo, Mario Rui, Balanta, Garay, nonostante la stanchezza, Bellerin, Oliveira, Kondogbia, Cuadrado, Villalba e la coppia d'attacco Hernandez, Cavani. Tutto pronto, andiamo a giocare Schalke, Fulham, partita di Champions. Non ho niente da dire, vi chiedo di spolliciare per supportare. Quindi se ti fate per noi lasciate un bel pollicione in su. Eccoci qua, siamo in Germania per Schalke Fulham. Allora, l'andata, se non sbaglio, era finita 2-1 per noi in casa. Sì, infatti è finita 2-1 per noi in casa. Dobbiamo assolutissimamente vincere e passare il turno, perché sarebbe molto, ma molto importante andare avanti, perché voglio puntare alla finale di Champions. Poi se la vinciamo o no non mi interessa, però voglio arrivarci, perché ce la meritiamo, perché abbiamo una squadra talmente forte che possiamo battere davvero chiunque. E l'ho già ripetuto negli episodi precedenti, lo stiamo dimostrando. È la prova del 9 questa, è una prova molto importante contro una squadra difficile, ed è già cominciata la partita. Spero davvero di far bene, speriamo di vincere questa gara. Buona partita a tutti, come sempre, e solo forza Fulham. Qui il Cicciarito con la punta per Cavani, che la fa scorrere. Il Matador se la porta avanti, prova a entrare in aria, ancora Cavani, velocissimo, prova a appoggiare dietro ma sbaglia. Occhio alla barra di mare lì, il tiro al volo di Meyer. Nel frattempo viene ammonito non so chi, spero non un nostro giocatore. Qui c'è una conclusione che è andata fuori in mezza rovesciata. Sta ammonito Sergio Oliveira per questo fallo precedente. È partito molto bene lo Schalke, raga, noi siamo un po' troppo chiusi indietro. Qui la palla dentro, deve uscire Bravo, la prende invece con Kondogbia e riesce anche a lanciare il Cicciarito. Possiamo ripartire, un contropiede, Hernandez spara al piede, il lancio per Cavani, bella palla. Il Matador può andare, uno contro uno col portiere, si fa recuperare in velocità. Farfan salta anche Villalba, può andare fino in fondo. Farfan va al cross, riesce a evitare anche l'intervento di ancora di Villalba. La palla arriva fuori, il tiro al volo, il palo, poi salvataggio sulla linea, esce Bravo. Liscia la palla clamorosamente, non c'è rigore per fortuna. Cicciarito con l'esterno per Villalba, può ripartire l'argentino. Ha molto spazio davanti a sé, può andare. Villalba, in mezzo c'è Cavani, può andare fino in fondo. Prova a servirlo, la palla dentro per Cavani, il palo anche nostro. E con il Lenny si è messi male entrambe le squadre, perché uno l'abbiamo colpito noi e uno loro. Parità quindi con il Lenny, qui con Kondogbia, prova il numero, col destro deviata, calcio d'angolo, e adesso ci siamo finalmente svegliati. Cuadrado dalla bandierina, la butta dentro, in mezzo, esce il portiere ma sbaglia, Oliveira di testa, prova ad appoggiare dietro ma sbaglia tutto, perché qui ci sono soltanto giocatori dello Schalke. La prende Untelar, Untelar salta l'intervento di Balanta, ancora Untelar, Balanta prova ad andarlo a chiudere ma non ce la fa. Dietro, Kolasinac, corre lui, contro Uccida se non sbaglio. Villalba contro Uccida, Villalba lo salta, molto bene. La mette, forte tesa in mezzo, non ci arriva nessuno, la chiusura di Ovedes. Il tiro è ancora Bravo, si supera, molto bene. Avere un top player in porta è molto importante. Qui la palla arriva a Draxler, ho perso la voce, il tiro è ancora Bravo. 0-0, va bene così, perché all'andata abbiamo vinto. Dobbiamo continuare a tenere e ripartire in contropiede, perché la partita naturalmente la sta facendo lo Schalke. Noi dobbiamo stare molto attenti e evitare di prendere tanti rischi. Però per adesso va bene così. Andiamo alla ripresa. Hernandez prova a saltare Matic ma non ci riesce. Cavani larga per Cuadrado, bellissima palla. Cuadrado fino in fondo, prova a saltare il difensore ma viene fermato per l'ennesima volta da questo ottimo terzino. Calcio d'angolo, batte Villalba, la mette dentro, forte tesa per la testa di Garay che non ci arriva. La palla arriva fuori, Kondogbia, il francese, palla alta di poco. Che fucilata di Kondogbia. Riveniamo qui la conclusione di Kondogbia. Fanno vedere soltanto il momento del tiro, non la palla che si avvicina alla porta. Qui Cavani che applaude il compagno. E nel frattempo entra con la mano numero 10 Mohamed Elionoussi per Cuadrado. Calcio l'angolo, batte Farfan, la mette dentro, uscire Bravo, lo fa molto bene. Può andare anche a rinvio lungo per il suo compagno. Il Cicciarito può andare, contropiede, Hernandez.
la mette giù, vai, ottimo, prova a entrare in aria, rientra, ottimo, la palla sul destro, Hernandez, il Chicharito deviato dal difensore, occhio qua il brivido, Cavani di testa deve appoggiare, a Leonussi, Leonussi prova a rientrare così, il solito Leonussi, ancora lui, numero, in mezzo a mille, e Leonussi col tiro deviato, peccato, poi la parata di Farman, ancora Cavani prova ad evitare l'intervento degli avversari, la tiene però di fisico, molto bene, poi Sergio Rivera, larga con l'esterno per il Chicharito che entra in aria, scatenato, fino in fondo, la butta forte, tesa in mezzo, Condogbia cosa ha sbagliato, in scivolata, ottimo intervento comunque di Condogbia, raga. Ha provato proprio da avere attaccante, l'attaccante puro, però la mette fuori. Occhio perché si è fatto male il nostro giocatore, raga. Per terra è Mario Rui. Infortunio per Mario Rui, costretto ad uscire addirittura. Al suo posto faccio entrare Hutchinson con Balante che va a fare il terzino. La mette giù Leonussi, salta come al solito l'avversario, freschissimo Mohamed, il norvegese. Prova a entrare in aria, in mezzo a due. Rigore, calcio di rigore! Se l'è guadagnato, come al solito, Mohamed Leonussi, con le sue skill da paura, con la sua tecnica assurda. Qui c'è il rigore, è proprio al 90esimo, e possiamo vincere anche questa partita. Attenzione, qua rivediamo la finta di Leonussi. Salta l'uomo, si sposta la palla avanti, poi il difensore fa lo sgambetto a Leonussi, che si butta per terra, naturalmente, calcio di rigore. Lo va a battere Cavani? No, io lo faccio battere a Leonussi, scusate. Se l'è guadagnato, ed è giusto che lo batta lui. E Leonussi contro Farman. Si prepara, il norvegese, uno contro uno, può regalare un'altra gioia ai suoi tifosi. E Leonussi parte col destro, Mohamed, e Leonussi nei minuti di recupero, porta in vantaggio il Fulham, stringe pugni al cielo e aspetta tutti i suoi compagni che corrono ad abbracciarlo. Il Fulham vola sicuramente al prossimo turno di Champions League, 3-1 nel complessivo, anche grazie al rigore siglato da pochissimi istanti da Mohamed Leonussi. E vediamo qui la conclusione vincente del norvegese con la maglia numero 10, batte Farman 1-0, il Fulham batte lo Schalke e avanza in Champions e continua a sognare un posto nella finale. Voliamo quindi ai quarti di finale di Champions League e speriamo che il nostro avversario non sia una squadra così forte. Giocatore infortunato e dovrebbe essere Mario Rui, non so per quanto starà fuori. Premio torneo, vediamo quanti soldi ci hanno dato. Qualificazioni quindi per l'Italia, andiamo a guardare per un attimo le email. Premio torneo 4.700.000. 2 mesi per Mario Rui, purtroppo. Allora, raga, nel girone siamo primi a 14 punti, quindi devi simulare davvero entrambe le partite. Simulando la prima contro la Repubblica Ceca, lasciamo la formazione che ha già l'Italia, non tocco nulla, perché volevo giocare soltanto il mondiale, non adesso, con le sole qualificazioni. Vinciamo infatti 2-0, Rossi Verratti. Perfetto, adesso andiamo a simulare quella contro contro la Norvegia, scusate, Lucas Melano ci ringrazia, sono felice. Vediamo di volare a quota 20 punti. Logo Fatales. Daje. 1-1, infatti, Logo Fatales abbiamo pareggiato 1-1. Ma va bene così, raga, perché nel girone, voglio andare, non lo vedremo adesso, comunque siamo a quota 15 punti e va più che bene. Squalificato Bonucci nell'Italia. Melano ci ringrazia. Mi dispiace perché Melano l'ho fatto scoprire a molte persone e non è ancora cresciuto da me, invece a molti è già cresciuto, cioè a molti ci hanno anche sugli 80, però è un giocatore talmente devastante che non cambierei mai. Hutchinson richiede il trasferimento, naturalmente non lo stiamo facendo giocare seriamente il nostro ex capitano. Andiamo a giocare contro l'Everton, raga, partita, non dico nulla perché sapete già che tipo di partita sarà, perché abbiamo giocato tantissime volte contro l'Everton, è stato un avversario tosto per noi. Adesso sistemo la formazione e andiamo a cominciare. Ottimo, giochiamo con Bravo, Masuaku, Hutchinson, Bellerin, Bentaleb, Strootman, Villalba, Cuadrado, Cavani, Hernandez. Tutto pronto, Everton, Fulham, è un replay di finali. Contro l'Everton è stato un nostro avversario bello tosto l'Everton, da quando abbiamo iniziato la carriera col Fulham. Comunque, Everton, Fulham, vediamo di stupire anche stavolta. Da Goodison Park si aspetta davvero una partita molto importante, perché siamo primi in classifica, siamo la capolista della Premier League, raga. Cioè, è una cosa che non ci immaginavamo, ma dopo un mercato del genere, dopo aver portato in rosa dei talenti così straordinari, non possiamo chiedere di meglio, perché siamo primi a quota 61, abbiamo anche una partita in meno rispetto al Tottenham secondo. L'Everton, se non sbaglio, era 15esimo in classifica e per la squadra che ha, secondo me, non merita questa classifica, quindi dobbiamo stare molto attenti, soprattutto dobbiamo stare attenti ai giocatori che sono lì davanti, Lukaku, Barkley e compagnia bella. Comunque si comincia,
Everton Fulham, spero di fare una bellissima partita e soprattutto sempre e solo forza Fulham. Ancora Cavani, molto bene con l'esterno, prova a servire il cerito ma sbaglia, la recupera in velocità Cavani, larga per Masuaco, in avanti per Villalba, bella palla, Villalba la tiene in campo, la mette dentro per Cicciarito che non ci arriva, poi arriva ma Cuadrado che sbaglia completamente, poi appoggia dietro Cuadrado, il cross dentro di Bellerin, quella palla arriva al Matador, Cavani si gira, salta l'uomo, ancora Cavani, salta l'ennesimo intervento, può andare al Matador, accelera, prova a entrare in area, viene spostato da Coleman, poi Joel con i piedi rischia tanto, va andare fino in fondo per crossare, invece cambia idea, rientra, serve Bentaleb, poi Strootman, salta l'uomo, Kevin, Strootman, prova la fucilata, colpisce in pieno viso l'avversario. Un minuto di recupero e finisce qua la partita, raga, 0-0, brutta partita davvero, abbiamo giocato molto male, ha giocato molto meglio l'Everton, meritava magari anche la vittoria, tanto che noi siamo stati bravi, alla fine tiri pericolosi ne hanno fatto 1-2, anche noi stessa cosa, quindi secondo me il pareggio ci può stare. Allora, abbiamo scoperto qual è la nostra avversaria in Champions, e sì, ci è andata molto bene. Ai quarti sfideremo il Bruges, dovremo stare attenti perché comunque è sempre una squadra forte, è una squadra belga che comunque ha giocato in competizioni europee per tanti anni, però sappiamo che abbiamo le capacità per battere anche il Bruges. Alla fine abbiamo preso la squadra più semplice perché sono passate Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Barcellona, Chelsea, United e Bayern. Raga, anche questo episodio è finito, quindi vi chiedo di lasciare un bel pollice in su come al solito per continuare a supportare questa serie. Lasciate un commento qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate di queste due partite, cosa ne pensate del passaggio del turno, cosa ne pensate della mia idea di arrivare in fondo in Champions e provare a vincere perché sarebbe un sogno. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale per non perdervi nessun video, quindi iscrivetevi e invitate i vostri amici. Sono usciti oggi pomeriggio due episodi giornalieri su The Walking Dead, quindi vi chiedo di andarle a vedere perché è davvero una serie che vi sta emozionando veramente tanto. Adesso è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ah, mi raccomando, passate alle social che trovate qui sotto in descrizione.